Buon pomeriggio Peppe, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi. Stavo analizzando appunto i spunti positivi dell'ultima partita del Catania, il rigore millimetrico di Maxi Lopez, il suo probabile ritorno dopo la zavorra, diciamo, personale che si è tolto nelle ultime settimane. L'abbiamo già visto a Napoli più pimpante, e poi ovviamente abbiamo puntato il dito in maniera positiva anche sulla crescita di Taxidis. Un tuo giudizio sull'ultima partita del Catania e su Torino, che ovviamente diventa una tappa fondamentale per togliere questo 0 punti in classifica. Guarda, io partendo dal Catania dico che la vittoria è stata fondamentale, ma non per i tre punti, o quantomeno i tre punti servono, è importante, ma è importante che siano arrivati in questo modo, cioè con la sofferenza. Una partita vinta 3-0, ovviamente esagero adesso, sarebbe stato diverso, non avrebbe dato il vero senso della realtà al Catania e ai giocatori del Catania. Vincere in quel modo, 1-0, partita dell'anno scorso, magari avresti vinto 3-4-0, ti dà e ti fa capire che quest'anno bisogna soffrire, bisogna lottare palla dopo palla, rimpallo dopo rimpallo, palo dopo palo e gol dopo gol. Questo è il mio giudizio su Catania Udinese. Su Torino Catania adesso secondo me il percorso, la strada è dritta per il Catania. Questo vuol dire che bisogna ritornare a fare il classico punticino come si faceva in trasferta fino all'anno scorso, magari ogni tanto fare una vittoria che consente di respirare un po'. Per questo ritengo fondamentale la vittoria contro l'Udinese. Non è una partita impossibile quella con il Torino, è una squadra attrezzata, così come il Catania attrezzato. Non ci dimentichiamo che il Catania appena rientra, il Catania ha giocato l'altro giorno senza 7-8 titolari della formazione storica di Maran. Per ciò che riguarda Maxi Lopez, con me si sfonda una porta aperta. Io continuo a dire che in valori assoluti è il giocatore più forte che c'è il Catania. Sulle vicende personali e familiari non mi permetto, non mi sono permesso, mi è stata chiesta una considerazione giorni fa anche dalla mia stessa redazione e ho preferito soprassedere perché non è una cosa che ci riguarda. Io ieri, parlando direttamente con il giocatore ha affidato a noi questo comunicato, queste poche righe, a noi di Sky lo abbiamo messo, ho visto che oggi l'hanno ripreso un po' tutti i giornali e credo e spero che adesso venga chiuso questo cerchio spesso scandaloso sulla storia, non tanto perché se la storia se ne debba parlare, ma perché spesso è stato ricordato, sono stati snobbati, sono stati dimenticati tre bambini che comunque sono figli di Maxi Lopez e Vandanara. Sono d'accordo con te Peppe, dall'altro proprio l'altro giorno commentavo con degli amici quanto è accaduto a Torre del Grifo, perché c'è anche lì in studio con me che può testimoniare, io ho avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Maxi Lopez a luglio ti parlo dopo la partita con Ragusa, quindi quando ancora il giocatore aveva questa maglia numero 10 temporanea, quando ancora non si sapeva nulla, io ho detto Maxi rimani, lui si è messo a con un suizio, ha detto io vorrei rimanere, non lo so, e poi abbiamo fatto una foto insieme. Guarda, io ho dichiarato che voleva andare in taxi a Milano, quindi cioè doveva andare in aereo a Milano sapendo il taxi, quindi scusa ti interrompo, lui già da allora fece capire che comunque lui sarebbe voluto rimanere a Catania. Se poi lui non ha avuto mai problemi a rimanere a Catania. Io credo che c'erano stati nei primi mesi dei problemi anche con la società, no? Ma sono cose normali, non è una colpa né di Maxi né del Catania, ci mancherebbe altro. Probabilmente erano convinte le parti che le strade si fossero separate, che Maxi non avrebbe più giocato con la maglia del Catania. E Maxi Lopez, io credo che, ripeto, in valori assoluti, quindi peso, forma, condizione mentale ideale, è uno dei giocatori più forti che c'è nel reparto offensivo in Serie A. Cioè io parte i grandi giocatori, e ne metto 10, Tevez, vabbè, ma quelli non li consideriamo, Balotelli. Nelle medie e piccole squadre, chi sono i giocatori in grado di fare la differenza? Chi sono i giocatori in grado di trascinarsi due o tre avversari e magari consentire ai compagni di squadra di fare gol? Ecco, Maxi Lopez può essere uno di questi. Io vi dico e vi assicuro, perché lo conosco personalmente, che da due o tre settimane si è mentalizzato. La cura De Canio e soprattutto alcuni momenti di frizione che sono stati belli, positivi, di chiarezza tra i due, lo hanno portato a riflettere, è ripartito. Si allena spesso anche da solo quando non c'è bisogno di presentarsi al campo. Questo vuol dire che l'avete visto, perché sotto gli occhi di tutti, esatto, ha perso 4-5 kg, se non di più, è più tonico, è più vivo, è più allegro, è più fresco. Questa situazione familiare, se non fosse stata per questo scandalo, secondo me probabilmente gli avrebbe fatto solo che bene, perché era una storia probabilmente già chiusa, ma quelli, ripeto, sono discorsi che preferisco neanche sfiorare. Io credo che noi ci dobbiamo vedere Maxi Lopez, e non è vero che non può giocare con Verghessio, non è vero, perché questo Catania adesso è diverso, può giocare con un 4-4-2, con due esterni come Castro
da una parte e Checo dall'altra, ma queste sono ipotesi, io non sono un allenatore, quindi non è vero che Berghessi non può giocare con Maxi Lopez, non è vero che Maxi Lopez non vuole giocare con Berghessi, ci mancherebbe altro. Tra l'altro sono molto amici due. Sì, sì, intanto io pure non voglio entrare nelle vicende personali, sono d'accordo con te, però io credo che, mi ricordo sempre un Lazio-Catania con Montella in panchina, 1-1, i due giocatori giocarono benissimo insieme in un 3-5-2, quindi sono d'accordo con te, giocatore sicuramente rinnovato, sì. È un acquisto non per gennaio come magari potrà essere un Peruzzi o un altro giocatore, è un acquisto già per novembre. No, un giocatore, per esatto, un giocatore ritrovato, e anche l'amicizia su Berghessio, le dichiarazioni di Berghessio su Twitter non le commentiamo verso quell'altro giocatore, quindi non ne andiamo perché neanche a me interessa fare gossip, interessa parlare soltanto di calcio. Io vi assicuro però anche che questo che indica l'unione tra i due. Io vi assicuro che Maxi Lopez quest'anno vuole tornare ad essere il Maxi Lopez del primo anno. Questo vuol dire in termini di gol, in termini di, lui mi ha sempre detto, vedrai che appena faccio un gol cambia tutto. Ha fatto un gol in una partita giocata col cuore da Maxi Lopez, perché andava dietro agli avversari, forse non è stata una gran partita per il Catania, ma quello l'abbiamo detto, ma non importa. La gente adesso si è convertita di nuovo, ha capito che non era lui il problema, ha capito che c'erano dei problemi, ma sono stati risolti. Oggi Maxi Lopez è un giocatore del Catania, non è più di passaggio. Ti passo gli amici di tutto Calcio Catania, concludendo con una battuta proprio su Maxi. Sì. Dopo il gol, dopo il pianto mai dedicato ai bambini, abbiamo tutti quanti visto un gesto di scusa verso la curva. Credo che questo debba assolutamente chiudere il tutto e il giocatore debba assolutamente essere applaudito dal primo all'ultimo minuto. Spero che questo mio pensiero, ma credo che la maggior parte della tifoseria lo accoglierà, sia la chiusura definitiva di una piccola telenovela che non c'entra lui. Il giocatore si è scusato, il giocatore vuole rimanere a Catania, sono d'accordissimo con te, adesso più che mai dobbiamo sostenere anche lui. Ciao Olivio Giannotta, ciao. Buon pomeriggio. Allora, questa vicenda relativa a Maxi Lopez è bene insomma che si chiuda. Noi tra l'altro sul nostro sito non abbiamo voluto approfondire il discorso per rispetto dell'uomo, ma come hai fatto giustamente notare tu, non dimenticando che ci sono anche dei bambini. Maxi Lopez è un giocatore ritrovato e se ricordi noi durante la sessione estiva del calciomercato su queste frequenze abbiamo parlato di Leto che il Catania ha prelevato per la sostituzione di Gomez. A nostro avviso Leto potrebbe essere un rinforzo potenzialmente proprio per gennaio. E tu come la vedi? Io penso che Leto debba migliorare la propria condizione fisica. Migliorando la propria condizione fisica, atletica, non fisica scusate, anzi atletica che è diverso, migliorando quella credo che vedremo un altro Leto. È un giocatore molto bravo, è inutile commentarlo, un giocatore che ha giocato a Liverpool, Galatasaray, Turchia, non mi ricordo se il Galatasaray o meno, ed era un passo dal Napoli, non è un giocatore assolutamente banale, è un giocatore importante, è un giocatore che però si deve ambientare nella realtà catanese, non tanto nella realtà cittadina ma tanto nella realtà del calcio italiano. Non basta superare un avversario con un numero, con un giochino, perché appena superi l'avversario devi accelerare, cosa che oggi ancora non ha nelle corde soprattutto atletiche di questo giocatore. Migliorerà, io credo che l'ingresso in campo nell'ultima partita, l'umiltà con la quale è entrato Leto, mi fa pensare molto che De Cani stia lavorando molto a questo punto di vista. Io ho visto e sono assistito alla giornata di venerdì, che poi era il prepartita, quella che si è iniziata a porte chiuse, De Cani, il Catania, grazie all'ufficio stampa di Angelo Scaltrini, ci hanno aperto le porte e siamo stati lì, abbiamo visto l'allenamento di rifinitura. Io ho visto poca tattica, ma ho visto quello che probabilmente era giusto vedere, grinta, agonismo, voglia, carica, intensità. Quello che non mancava prima, ma prima mancava perché il Catania andava bene, quindi non c'era bisogno di giocare sulla grinta, ma si poteva giocare serenamente con la tua andatura. Adesso devi andare con un'altra andatura. E Leto, che è entrato in campo non per fare numeri, ma per aiutare la squadra, e sfangava, e spingeva in attacco, e sgomitava, e conquistava 3-4 calci di punizioni fondamentali. Questo hanno fatto capire al giocatore che di essere un giocatore importante, che in questo momento al Catania serve questo Leto, non serve un altro, perché l'abbiamo visto col cambio di Biraghi Capuano, l'abbiamo visto con Guarente Isco, cioè, non serve in questo momento la qualità. Serve la quantità, serve il fisico, serve la testa, serve il cuore, serve la voglia. E De Cani, secondo me, è molto bravo in questo momento a cambiare tutto questo. A proposito di Leto, io ho letto alcune indiscrezioni che tu penso mi potrai smentire,
sull'Eto, che qualche giornale lo ha accostato alla Fiorentina. Mi sembra un po' irrealistico. No, io non, per quanto riguarda me, ma penso anche la redazione di Sky, non esiste al momento minimamente questo tipo di trattativa. Non capisco perché la Fiorentina dovrebbe comprarsi l'Eto, prendere l'Eto. Cioè, parto da qua, quindi dico una cosa a svantaggio del Catania: perché la Fiorentina debba prendersi l'Eto? Perché il Catania deve prendere Oliveira, che ora stanno rientrando? Cioè, il Catania non appena rientreranno tutti, ricordiamo che a Catania manca il titolarissimo, che è Barrientos, l'ago della squadra, l'ago della bilancia. Appena rientra Barrientos, c'è Berghessio che rientra, Maxi Lopez ormai è un giocatore del Catania, Leto, Castro, Checo, che ormai è un giocatore a tutti gli effetti del Catania, attenzione a Checo, perché Checo sta facendo molto molto bene. Domanda: perché il Catania dovrebbe prendere un altro lì davanti? Magari può comprare un centrocampista. Plasil, dimenticavo, perché Plasil fa più l'offensivo che il difensivo come centrocampista. Quindi perché il Catania dovrebbe prendere un altro lì davanti? Può cambiare qualche pedina, può sostituirla. Checo è in scadenza di contratto, allora quelli sono altri discorsi. Però che il Catania sia Leto adesso, tra l'altro Leto l'ha portato in Italia Cosentino, il vicepresidente del Catania, non credo che oggi ci siano le basi per un cambio di maglia. La scommessa va vinta. E ciao Peppe, Donato Giannotta. Ciao Donato. Allora, volevo sottoporti insomma una domanda magari un po' tra virgolette difficile. Allora, premesso sì, naturalmente che la situazione in classifica ovviamente non è delle più eccelse e lo sappiamo, ma secondo il mio punto di vista i giocatori che dispone in rosa il Catania sono sostanzialmente, io reputo un po' praticamente tutti dei giocatori di livello. Ma se fossi tu, insomma, che a muovere le redini del calciomercato sia in entrata che in uscita, tu come ti comporteresti? Ma guarda, io penso che, è la mia convinzione, che il problema di questa squadra non è tecnico ma psicologico. Sì. Il presidente Furbilenti ha visto lungo quando alle prime conferenze stampa diceva: attenzione, perché noi dobbiamo fare 40 punti. E quelle che tutti quanti credevamo essere frasi soltanto maliziose o quantomeno di scaramanzia, legate alla scaramanzia, erano frasi vere. Perché probabilmente qualche giocatore d'estate si era messo in testa che l'Europa era l'obiettivo del Catania, questo ve lo dico per certo. E quindi tu, ancora la seconda o terza sconfitta in campionato, eri convinto che tanto prima o poi la gara la sistemi, perché noi siamo bravi, siamo forti. La realtà dei fatti è che tu hai cambiato tre giocatori, che un asse diagonale, lo chiamo così, Marchese, Lodi, Gomez, che erano straordinari, tutti e tre, per tutti e tre, per tre motivi diversi: perché Marchese ti dava un equilibrio in fase difensiva importante, perché Lodi ti regalava punizioni e soprattutto gol e punti, e questo per la classifica era importante. Così come fondamentale era Gomez nelle partite del tuo livello, perché Gomez non mi ricordo mai che abbia deciso Catania-Milan, Catania-Inter, Juventus-Catania, ha sempre deciso Catania-Atalanta, però le decideva. Oggi mancano questi tre giocatori, io credo che alla fine Biraghi sarà un futuro Marchese, bisogna aspettarlo, attenzione, quindi non quest'anno, negli anni sarà un futuro Marchese e forse diventerà anche un giocatore ancora più importante. Lodi non ce l'abbiamo, e io fossi nel Catania, ma è la mia idea spassionata, quindi rispondo alla tua provocazione, io Lodi non lo riporterei a casa, perché Lodi è in comproprietà col Genoa, e quindi a te interessa sapere cosa fa Lodi, non è un giocatore che tu vuoi abbandonare. Lodi è un giocatore che tu ti devi rendere conto di quello che sta facendo lì ormai è fuori dalle logiche tecniche, soprattutto di Gasperini, perché gioca con un centrocampo a due e non a tre, e a quel punto te lo potresti riportare a casa, ma è una considerazione la mia. Gomez non te lo puoi più riportare, e allora vedremo cosa succederà in attacco. Checo in scadenza di contratto, quindi Checo, attenzione, perché lo puoi dar via se non rinnovi il contratto, lo puoi dare via e puoi comprare un esterno, ma un esterno forte, un esterno bravo, un esterno di livello. Io farei questo, vedrei questo Peruzzi, anche Alvarez in scadenza di contratto, quindi Alvarez a gennaio può andare via. Ci sono dei movimenti di mercato diretti, cioè tu vuoi dei giocatori, ci sono dei movimenti di mercato indiretti, cioè Alvarez, Checo, è inutile perderli a zero. Se c'è la possibilità di fare uno scambio con qualche giocatore a gennaio e magari avere una valutazione di 500, 400, 300 mila euro, è meglio non perderli questi soldi, darli via. Dico, sono delle mie considerazioni, però
questa per me in linea generale può essere questa qua la chiave di lettura mia del mercato di gennaio. E non dimentico, e chiudo, che da qui a gennaio ancora ci sono tante partite. Basta che fai 2-3 vittorie di fila in Serie A, ti trovi nella parte sinistra della classifica. Quindi aspettiamo il mese di dicembre. Peppe, in chiusura, premesso che sono d'accordo con te sulla valutazione di Alvarez e Keiko, ma personalmente penso che Alvarez possa partire, ma che Keiko sicuramente possa rimanere e prolungare. Volevo farti un'ultima domanda che un po', diciamo, ripercorre quello che tu hai appena detto. Sappiamo benissimo le dichiarazioni di Gomez che vuole tornare in Italia, sappiamo benissimo le dichiarazioni di Gomez che ha detto che in Italia ti fa per il Catania, ma secondo te, è una mia idea, quindi non la leggerai da nessuna parte, è probabile o possibile, più che altro possibile, pensare così come hai fatto per Ben, ma un prestito temporaneo di un mese e mezzo, due mesi? No, guadagna troppo, sarebbe inutile perché tanto poi tornerebbe lì. Beckham tornava in Italia, arrivava in Italia perché lì si fermava il campionato, non perché lì si trovasse male. Lui negli Stati Uniti si trovava a meraviglia. Lui il problema è che Gomez lì si trova male e quindi tornerà, andrà a giocare da un'altra parte, andrà a giocare in Francia, in Spagna, in Italia, ma non al Catania, c'ha uno stipendio elevatissimo. Non la vedo cosa per la quale. Cioè, il Catania ha guadagnato dei soldi dalla cessione di Gomez. I soldi ormai restano nelle casse del Catania. Peppe, io ti ringrazio per aver partecipato anche questa volta e ovviamente speriamo che da Torino andremo a togliere questo fastidioso zero dai punti in trasferta. Fiduciosi e ottimisti, credo che lo siamo sempre stati e continueremo a esserlo. A presto. Grazie, un abbraccio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Peppe.